Cerniera blu tra Piemonte e Lombardia, il Lago Maggiore a colpo d'occhio è un'immobile oasi di pace. Il brulicare di vita nelle sue profondità, un tempo prerogativa dei soli subacquei, ora può essere esplorato in diretta da appassionati e curiosi. Sui fondali del secondo lago più grande d'Italia, l'occhio permanente dell'Associazione La Pinta svela i segreti della fauna ittica e contribuisce a proteggerla. Noi abbiamo a cuore la fauna ittica che vive sott'acqua, per questo abbiamo creato la nostra Persicam, che è la webcam che ci permette di vedere la vita sommersa del Lago Maggiore. Ecco due svassi, uccelli acquatici capaci di immergersi anche per un minuto, ripresi mentre cacciano in coppia. Installata in origine per monitorare le fasi riproduttive del persico reale, la Persicam è diventata un mezzo di diffusione delle conoscenze naturalistiche, tanto che ne stanno costruendo altre. La comunicazione ambientale, mostrata attraverso le immagini, può portare più consapevolezza e più rispetto nell'ambiente. La nostra mission, diciamo, è quella di portare a conoscenza del grosso pubblico le bellezze che circondano il nostro lago. La situazione varia di anno in anno. E ad esempio in questo periodo ci troviamo con dei livelli molto bassi di acqua, per cui stiamo rilevando proprio problematiche inaspettate, ad esempio sulla nidificazione degli svassi. La siccità persistente mette in pericolo l'ecosistema lacustre, ma il persico resiste. Rifugio per gli esemplari adulti e culla delle larve, questi incubatoi artificiali contribuiscono a salvaguardarne la sopravvivenza. Antica tradizione dei comuni rivieraschi del Lago Maggiore, le legnaie sono strutture subacquee composte da fascine di legno. Per ora sono 14, ma sui fondali ne arriveranno altre 7. I nastri ovarici saranno deposti dalle femmine sui rami delle legnaie, da aprile a fine maggio. Infine, la magia della schiusa, grazie agli incubatori naturali di quasi tutte le uova fecondate.